Ritrovati su Soluzione Click, siamo con la dottoressa Beatrice Iannò, biologa nutrizionista. Come si sviluppa un'alimentazione corretta, sana e equilibrata? Allora, sull'alimentazione si dice tutto il contrario di tutto, questa è una grande premessa da fare. L'alimentazione corretta ad oggi, diciamo, si rifà agli schemi della dieta mediterranea, che da praticamente un secolo che si vede tramite anche grandi studi di coorte essere il miglior modello alimentare, inteso come sostenibile nel lungo termine, che riesce a prevenire praticamente qualunque tipo di patologia, dal diabete alle malattie cardiovascolari. Quindi parliamo di un'alimentazione molto varia, che comprende poco ma di tutto, a base prevalentemente vegetale, quindi parliamo di tanta verdura, cereali integrali, legumi, frutta, uova, formaggi a basso tenore di grassi, pesce, poca carne, pochi grassi saturi e pochi alimenti voluttuari, no? Come si dice, quindi dolci, frittini, alcol, chiaramente il meno possibile, ma alla base della dieta mediterranea abbiamo anche la corretta idratazione e l'attività fisica, senza escludere la convivialità e l'aspetto sociale del mangiare, che spesso quando si pensa a una dieta, no, si pensa subito di dover sacrificare la vita sociale, la convivialità. Qualora dovesse succedere, è già un campanello d'allarme, a detta mia, che la dieta non è effettivamente corretta per quel soggetto. Quindi, diciamo, per sintetizzare, l'alimentazione corretta è a stampo mediterraneo, declinato chiaramente per quella che è l'offerta alimentare nei vari paesi. A volte si parla di dieta nordica o dieta di Okinawa, che nulla sono che diete mediterranee adattate al contesto del paese. Quindi secondo lei quali sono gli errori più frequenti che una persona può commettere nell'immaginare un'alimentazione, una dieta sana? Allora, uno degli errori che vedo più di frequente è quello di restringere molto l'apporto alimentare andando al di sotto di quello che è anche un fabbisogno basale per un individuo, che vuol dire quella quota energetica che ci serve per mantenerci in vita. Parliamo di un soggetto completamente allettato, che comunque deve consumare un tot di calorie per mantenere le funzioni vitali. Spesso un errore che purtroppo si fa è quello di non mangiare più niente, quindi andiamo avanti solo di vellutate, di verdure, di pinzimoni, escludiamo grandi gruppi alimentari, tutto il gruppo dei carboidrati, demonizzati tantissimo per tanti anni, togliamo tutte le proteine, bla bla bla. Gran disastro, andiamo a catabolizzare la massa muscolare, che è quella che ci fa consumare più energia a riposo, che ci rende efficienti a livello metabolico, e allora lì magari si perde peso, ma non si dimagrisce, quindi deperiamo anziché dimagrire. Questa è una cosa su cui io cerco di spiegare, appunto, che qualora ci fosse la volontà di perdere eventuali chili in eccesso, bisogna farlo con criterio, piano piano e a carico del tessuto adiposo. Ecco, quindi un errore molto comune è quello di restringere molto, togliere i carboidrati, magari fare attività fisica eccessiva senza alcuna cognizione di logica, e dar credito a molte dicerie che purtroppo si sentono, perché in alimentazione, come anche in tanti altri ambiti, tutti si sentono un pochino in diritto di dire qualcosa. Tutti mangiamo, tutti possiamo parlare di come mangiare, no? Però la soluzione migliore sarebbe sicuramente cercare di affidarsi a fonti affidabili come il Ministero della Salute, la SINU, la Società Italiana di Nutrizione Umana, o affidarsi al proprio professionista di fiducia, sicuramente. Lei ha parlato di attività fisica, dell'importanza che riveste anche all'interno di una dieta, di un'alimentazione equilibrata. Quanto è importante, in che quantità e come sopperire ad eventuale mancanza di attività fisica, quindi? Assolutamente, l'attività fisica è cruciale durante qualunque percorso dietoterapico, ma anche semplicemente per condurre uno stile di vita sano, in quanto la dieta sicuramente fa l'80% in vari percorsi, ma l'attività fisica comunque non è trascurabile. Nella piramide della dieta mediterranea, alla base rientra l'attività fisica, solitamente di tipo prevalentemente aerobico, che non vuol dire correre chilometri tutti i giorni, ma ad esempio si suggerisce di fare almeno 10.000 passi al giorno, che vuol dire un'oretta di camminata svelta, per dire, combinata anche ad attività di tipo anaerobico per mantenere il tono muscolare, quindi esercizi a corpo libero, la classica palestra, quindi il lavoro di pesistica. Ci sono tante attività. Io ai miei pazienti suggerisco sempre di fare un'attività che piaccia, quindi può essere la danza, il nuoto, la pole dance, il kickboxing, qualunque cosa sia, purché il soggetto rimanga attivo.
ci sono anche dei piccoli consigli che si danno a quelle persone che materialmente non hanno assolutamente tempo di fare nulla, tipo parcheggiate più lontano rispetto al luogo di lavoro, così vi fate due passi, fate le scale, dimenticate l'ascensore, camminate avanti e indietro in salotto mentre guardate la vostra serie TV preferita. Ci sono degli stratagemmi. Sicuramente nel periodo di lockdown sono anche stati creati molti contenuti fruibili gratuitamente su varie piattaforme molto note, con persone che fanno vedere come fare vari esercizi a casa. Quindi, diciamo, tutto fa brodo inizialmente, poi se qualcuno ha obiettivi estremamente particolari ci si può anche confrontare con un personal trainer per stilare un piano di attività motoria anche confacente a quello che è il piano alimentare del soggetto. E invece, scendendo più nei luoghi comuni, gli sgarri all'interno della dieta, quindi cibo da fast food piuttosto che pizza, quanto sono concessi? Sono concessi in che quantità nei vari giorni della settimana, ad esempio? Ok, questo è un argomento abbastanza caldo, mi viene chiesto durante le consulenze. Diciamo che una dieta è valida nel momento in cui si può mangiare effettivamente tutto, chiaramente modulando frequenza, qualità e quantità degli alimenti. Quindi non sono del tutto proibiti, salvo chiaramente casi molto molto particolari dove è altamente sconsigliato consumare certi alimenti ultraprocessati, però io solitamente nei miei piani, ad esempio, dico due sere a settimana o un pranzo, una cena, così possiamo consumare alimenti più elaborati che ci piacciono molto, fermo restando di usare il buon senso. Quindi se andiamo al ristorante e ci ordiniamo un fantastico piatto di tortelli verdi con il burro, ce lo facciamo portare, lo mangiamo in serenità, ci godiamo la nostra cena, evitiamo di chiedere bistris quadris, evitiamo di berci tre bicchieri di vino assieme, di prendere due dolcetti alla fine, insomma deve essere un momento di spensieratezza, chiaramente, perché una dieta non è sostenibile se mancano anche questi momenti. Privarsi di tutto non è sano, non è sostenibile, psicologicamente porta a mollare, diciamo, quello che è il piano dietoterapico. Sicuramente c'è da essere consapevoli su come sono composti certi alimenti, quindi sono alimenti molto ricchi di grassi saturi, di carboidrati raffinati, altissimi di sodio, quindi rischio di ipertensione sempre dietro l'angolo, ma consapevole di quello che uno sta mangiando, un pochino di tutto, il meno possibile, chiaramente si può fare. Quindi due volte a settimana, se uno vuole mangiare una cosa un pochino più elaborata del solito, non succede niente, in un contesto di dieta sana, quindi non tutti i giorni, ma con le dovute frequenze, quantità e scelta a livello di qualità dell'alimento, però non ci si priva di niente. Noi ringraziamo la dottoressa Beatrice Iannò, biologa nutrizionista, e Soluzione Click vi dà appuntamento alla prossima puntata.